Buongiorno a tutti quanti, anzi, ben ritrovati. È da un po' che non pubblicavo video, ho avuto bisogno di riprendere un po' le forze e quindi adesso siamo qui a fare un video un po' particolare. Magari dal titolo già si capisce. Gillette di King. Ma rade o non rade sto rasoio? Va bene o non va bene per un neofita? E ora, partiamo dal presupposto che io sono un malato di BBS assoluto, ormai lo sapete già da tempo, quindi prediligo rasoi che mi portano ad una profondità di taglio di un certo tipo. Ma quello che è da capire, essere lisci è una cosa, essere sotto pelle è un'altra cosa, ma uno che comincia non penso che passando da un multilama possa arrivare alla rasatura di un R41. Quindi vediamo dove ci porta questo rasoio con le sue lamette, che sono lamette non profondissime, però dolci e permissive. Non sono lamette malvagie, c'è di meglio, quindi se queste non bastano, si può amarlo con una Feather, con una Super Iridium, e vai ad aggiungere un 20-25% di efficacia, profondità e anche di meno passate. Quindi riesci anche a dargli un upgrade a questo rasoio. Ma noi usiamo quelle che troviamo dentro la scatolina. C'è chi dice, devi cominciare, comincia con un Edwin Jagger o con un R89. Ni, perché dico ni? Perché comunque devi spendere più del doppio, ok? E dopo, quando passa un mese, due mesi, tre mesi, cioè se ti trovi bene con questo, bene o male, ti trovi bene anche con R89, con Edwin Jagger, ma se anche se con questo fai fatica a arrivare in profondità, non è che con Edwin Jagger, mamma mia che rasoione, devi passare almeno ad italico. O se uno vuole investire un po' di più, si prende un Game Changer 068 o uno 084, o si prende un Rocca, un 316 o un R41 se vuoi veramente la profondità di taglio. Quindi spendere 2-3 volte di più per avere un rasoio che, ragazzi, Gillette King a 12 euro è fatto benissimo, benissimo, peso, ti aiuta anche ad avere una certa sensibilità. Allora vediamo quali potrebbero essere gli errori, cioè vediamo cosa ci dà in rasatura. Per non fare i geniacci, no? Quelli che spendono soldi per la rasatura, pennellino da 7 euro sintetico della Balea, saponcino che si può trovare anche nei mercatini, Kepkin, greco, vegetale, tra l'altro è anche un saponetto abbastanza vecchio questo, che hanno fatto tempo fa, infatti vedete anche della confezione. Piuttosto, dico io, la ProRaso, è bello, è un mondo meraviglioso, è la vecchia barberia, chi si trova bene fa bene usarlo, palmolive e via dicendo, ma perché non spulciare sul mercatino, che a volte vendono saponi buoni, di una certa qualità, a 10 euro di una confezione che ti dura mesi e mesi, perché non spendere 10-15 euro, quelli che hai risparmiato sul rasoio, li spendi su un buon sapone, perché un buon sapone è già tanto della rasatura, ok? Tanto della rasatura, sia come ammorbidimento del pelo, come sensazione in viso, come protezione, è già tanto. Quindi il rasoio fai tempo dopo inscimmiarti, farti venire tutte le voglie di spendere i soldi di qua e di là. Saponcino buono, pennellino sintetico, 7 euro al DM della Balea, se no prendete un Omega Roma Colosseo e siete a posto anche per gli anni futuri. Questo è il mio pensiero, però adesso vediamo se rade intanto il rasoio. Dopo, un'altra cosina da investire qualche euro, un gel pre barba. Adesso non ho la confezioncina qua perché l'ho travasato, però sento, questo costa magari già un po' troppo,
Barber Mind, anche se con 100 ml Barber Mind qua vi dura mesi. No High sono 200 ml, costa 8 euro. No High gel pre-barba. Io devo finire che c'ho ancora un po' di questo. Non è male, però io preferisco gli altri due. Però è un buon pre-barba anche questo. Preferisco gli altri, ma lo devo finire e lo uso. Preferisco perché sono un po' più densi, mi vanno a girare un po' di più sul pelo e meno sulla pelle, perché la pelle, per come la vedo io, soprattutto se hai una pelle delicata, non hai bisogno di chissà che robe, soprattutto se hai un buon sapone. Perché dopo cosa succede? Che i saponi da 1 euro, 2 euro tendono a seccare la pelle sotto, cioè o lo usi come un barbiere, fai panni caldi, metti 1 litro d'acqua, lavori solo sulla scorrevolezza della lama, ma devi avere una mano che non hai. Usi un rasoio di sicurezza, non usi una mano libera, non usi uno sciavetto, non hai la mano di un barbiere. Quindi hai bisogno di protezione, hai bisogno di scorrevolezza. Usare un sapone da 1-2 euro che un po' ti secca anche la pelle, che già quello fa fatica a scorrere, secondo me è evitabile. Dopo si fa sempre a tempo a godersi anche quella parte tradizionale, perché quando c'hai una certa mano ti renderai conto che torni indietro, usi saponi da qualche euro con il giusto setup, hai selezionato la tua lametta giusta, il tuo rasoio giusto e tutto, riesci a raderti con tutto, ma quando si parte bisogna partire bene, da come la vedo io. Vediamo un attimino come va. Io vi dico, è una vita che non uso Gillette King, quindi è una prova anche per me vedere come lavora. L'ho appena tirato fuori dalla scatola, l'ho riacquistato apposta per vedere, perché io sinceramente so che non ha tutta questa profondità di taglio, infatti dopo hai bisogno di un upgrade, però per partire, per farsi la mano, anche perché qual è il problema? Che si ha la mano del multilama. Il multilama, per andare un po' in profondità, devi premere, cioè devi fare pressione in viso. Il rasoio di sicurezza lavora al contrario, cioè un po' di pressione ci vuole, perché se fai solo scorrere il rasoio sopra il pelo non lo può tagliare, un po' di pressione ci vuole, ma la lama taglia già comunque, anche se il rasoio è mai da una certa profondità. Quindi si deve puntare di più sulla leggerezza, sulla sensibilità, cioè sentire la lama che sta tagliando il pelo. Però il multilama in viso gratta quasi, quindi sentite cro cro e sapete che state tagliando la barba, più o meno. Invece il rasoio di sicurezza, io mi ricordo la prima volta che l'ho messo in viso, cioè ti sembrava di non aver neanche una lametta su, che tu passavi, non capivi se stavi tagliando il pelo o no. Ma in realtà tu lo stai tagliando il pelo. Questa è una profumazione tipo il limone, limonosa. Ma in realtà tu lo stai tagliando il pelo, quindi soprattutto nelle prime due passate, dove magari fai fatica un po' a capire cosa sta succedendo, secondo me è meglio andarci piano, perché si rischia di premere, premere. Aggiungo acqua. E mi ha dato anche spunto una cosa che ha scritto un utente sul gruppo Passione Rasatura, che mi ha fatto pensare a un errore che avevo commesso anche io. E sono errori che no, si possono commettere. Nel primo anno di rasatura che avevo provato R41, dicevo: mamma mia, sto rasoio è un aratro. E in più, anche se spingo, non arrivo al BBS. E invece sbagliavo io, perché se tu usi un angolo sbagliato, cosa che succede? Che R41, per far sentire la lama, ti porta a chiudere l'angolo. Quindi quando tu vedi i dentini della barra di sicurezza sul viso, vuol dire che hai già sbagliato tutto. Ok, quindi i dentini non si devono vedere, devi lavorare con la lama. Ma per lavorare con la lama devi avere una certa manualità e sensibilità. E questo purtroppo, e questo si fa col tempo. Quindi, se
ci sta che ci sia anche quello che magari c'ha la mano da minuteria e c'ha già una sensibilità enorme e usa un R41 dopo un mese di rasatura tradizionale, si trova bene, dice che schifo il King e via. Ma c'è anche chi c'ha la mano da muratore e non c'ha la stessa sensibilità, quindi bisogna capire che tutti i rasoi tagliano e tutti i rasoi ti fanno uscire dal bagno pulito. Dopo, se uno cerca un qualcosa in più, intanto impari ad usare quello che ha. Adesso vediamo dove porta questo. Quindi angolo aperto, non chiudere, perché se voi chiudete così, lui le lame le sentite di più, ma non taglia in profondità. Quindi aprite, toccate il capo, appena sentite la lametta, radete e vediamo cosa succede. Ricordo che sto usando delle lame in dotazione che sono molto, e ho anche 4 giorni di barba e cioè, nel senso non. Non è una rasatura quotidiana. Ok, prima passata andata, è un bel po' di pelo, ce lo siamo tolti. Ecco, anche qui, prima passata, senza insistere troppo, è normale che in certe zone ci sia più pelo, in altro meno, non è un rasoio che nella prima passata siete saliti. Quindi, vi rimettete il sapone. Il sapone deve essere sì protettivo, ma deve far scorrere bene il rasoio. Se il rasoio non scorre, aggiungete acqua. Ognuno trova la sua dimensione. C'è chi preferisce la scorrevolezza, c'è una pelle più resistente, meglio. Chi preferisce la protezione, come me, e quindi cerco il compromesso, il giusto compromesso, ma ci vuole il suo tempo per quello. Adesso facciamo un oblico. Sempre angolo aperto, mi raccomando, non cercate per forza di sentire la lametta, aprite l'angolo sempre. Tendete la pelle dove avete, tendete. In certe zone sto già facendo il contropelo, faccio un misto dove mi sento più tranquillo, faccio il contropelo, dove sento che posso rischiare faccio l'obliquo e correggo tutto nell'ultima passata. Però questo si chiama face mapping, questo si chiama conoscere il proprio viso.
perché se usate saponi un po' scarsini, ammorbidite anche poco il pelo. Perché il barbiere usa un sapone da 1 euro, ma ti fa magari il bagno caldo, ti massaggia mezz'ora, tu ti devi fare la barba. E io per primo non sono disposto a star lì 1 ora col bagno caldo, non mi va, mi voglio godere la sbarbata. Quindi usate un buon sapone che vi fa un po' tutto. Ok, adesso. Io sono già, ve lo dico, guardate voi, c'ho qualche punto in giro da ritoccare e adesso lo andiamo a ritoccare. Io sono già pulito, sono già a livello multilama, quindi se passate alla rasatura tradizionale, con due passaggi leggeri di Gillette King siete già a livello multilama, se non oltre. E senza alcun problema. Questo qua è un bubulone che c'ho che c'era già prima e per adesso rimane lì. Vediamo se ce lo portiamo via. Prendo un altro po' di sapone. Ricordatevi che ok, qualche piccolo passaggio se c'è del grasso residuo del sapone, ma è inutile che fate la prima passata con una maschera di sapone in viso tipo Babbo Natale dopo il contropelo, che avete la pelle già stressata, che avete la lama a contatto con la pelle, che magari dovete insistere un pochettino di più per arrivare in fondo, le passate senza sapone, non lo so. Il sapone in viso per me ci vuole sempre. Magari lo volete fare un po' più scorrevole perché passate leggere in certi punti, ci mettete un po' più acqua. Ma senza sapone o con quel velo che neanche si vede, non lo so. Ecco, qui non sto usando un super sapone, costava 5 euro, mi sembra un sapone così, quindi sono saponi che a volte trovate nei mercatini regalati. Boh, non sto usando Stirling. Super tallowatoni, roba da soldi. Sto usando un sapone semplice però buono, come può essere un TDS, come può essere. Comunque, sapone. Comunque artigianali. Ma semplici. Non dimentichiamo che se voglio ho il jolly di una Super Iridium. Per chi sopporta una Feather, il mio viso non le sopporta. Quindi ci sono le mete che tagliano di più di queste, in dotazione e costano anche meno. Dopo, logico, con il King ne uscite lisci, ma non è un'era 41, però voi dovete prendere a mano, non dovete. Stare in BBS assoluto per 3 giorni. Basta. E adesso vediamo il risultato. E non mi si può dire. Che
abbia un pelo facile e che al BBS ci arrivo facilmente perché faccio tre passate con i ritocchi anche con R41. Ditemi voi, Radel, Gillette King o no? Qua, piccolissimo red point, può scappare a tutti, piccolino anche qua, non importa. Eccolo qua. Che dite? Ragazzi, sono logico, se premo in contropelo proprio con la forza sento un filino di pelo, ma è sotto pelle, perché se io passo piano, così, non c'ho niente. Sono proprio liscio liscio che in contropelo. Se premo col dito sento un po'. Allora usi, quando sarai capace, un rasoio più profondo. Ma Gillette King, ragazzi, vi porta al BBS. Questo è un BBS, cioè sono pulito come un culo di un bebè. Se voglio una rasatura, magari adesso io questo qua mi rado la mattina e la sera c'ho già un po' di ricrescita. Se faccio un BBS profondo con R41, fino al giorno dopo sono ancora in BBS. È solo la durata della rasatura che cambia. Ma il risultato, ragazzi, si vede da sé, no? Quindi, ok, che noi siamo, mi metto un po' di Vincent, i vecchi pantarei, questo fatto dalle Perlusier, fumazione molto elegante, buona, ah, dura un'antichia, purtroppo, come durata, però è semplice e fa il suo lavoro. Quindi evitate il maiale che già vi irrita di suo. Pennellino sintetico. Rasoietto Gillette King. 12 euro con le sue 5 lamette. C'è chi sopporta la lametta più di una rasatura. Io una lametta ogni rasatura. Ma già provate. Prendete un su Razor Blade, su qualche sito. Vi prendete un pacchettino di Natchet. Prendete un pacchettino di queste 7 o'clock sharp edge, prendete un pacchettino di super iridium, queste qua che costano anche poco, rapira, swedish, e le provate piano piano, trovate le lamette adatte a voi. Ragazzi, io la mia dimostrazione ve l'ho data, Gillette King è un rasoio perfetto per far la mano, permette anche di fare quella pressioncina in più senza distruggerti. Se ti scappa il red point, abitua la pelle, abitua la mano, fai lavorare la lama e non la pressione del rasoio, così impari a raderti bene. E dopo, piano piano, quando vedi che hai bisogno di un upgrade, dopo 4, 5, 6, 8, 10 rasature, passi un italico o passi un qualcosa di più performante. Ma questo non è un rasoio da buttare via. È logico che se ti parte il collezionismo, ti parte la voglia, c'hai Rocket, One Six, Game Changer, questo qua alla fine lo regali. Ma non perché questo rasoio non taglia. Questo qua ve lo tenete da viaggio, ve lo tenete quando andate da qualche parte, che se lo perdete, lo dimenticate in albergo, lo lasciate in giro, avete perso 10 euro, tirandovi anche delle mete. Ma questo è un rasoio che vi porta un ottimo risultato. E io ho anche insistito, cioè ci ho dato dentro, sono arrivato veramente a essere liscio, 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 ragazzi. Cioè, quindi, rasoio, funziona? A volte siamo noi che non funzioniamo tanto bene. Quindi, non facciamoci prendere, mi si può dire, dalla fretta di arrivare al risultato che vedete nei video. Ok? O che arrivano altri prima di voi. Perché c'è chi in 2 settimane giudica questo rasoio uno schifo, se ne compra uno magari che rade molto di più, si trova già bene, ma non è per tutti così. Se io fossi passato un rasoio molto efficace dopo 2 o 3 settimane sarei morto di sanguato. Quindi non siamo tutti uguali. Se uno riesce ad usare un rasoio dopo pochissimo tempo, che c'è già una certa sensibilità più profondo, senza problemi, bene per lui, ma non siamo tutti uguali. Quindi questo rasoietto, per cominciare, per farsi la mano, e la mano porta a questo risultato,
si può benissimo farsi una barba bella profonda. Quello che serve per essere più liscio di un multidama, senza alcun dubbio. Da 1, da 2, da 3, da 5, da 4, da 8, da 10 le mette una messa una sopra l'altra. Ne basta una e va benissimo. Bene ragazzi, vi saluto. Saponetto Kepni, Kepkin. Non ve ne parlo più di tanto perché adesso ce ne sono di nuovi. Hanno cambiato saponificazione, li fanno anche tallovati. Questo qua è una roba vecchia che c'ha parecchi anni. Però ragazzi, ha fatto benissimo il suo. Semplice, c'è dentro solo... Ah no, c'è dentro il buffalo, ecco il latte di bufalo e basta. È l'unica roba che c'è in più del sapone, c'è solo il latte di bufalo. Ma ragazzi, sapone perfetto, saponata perfetta, protezione, scorrevolezza, buon posto a rasatura, sbarbata perfetta. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Vi lascio il link in descrizione di Amazon, sapete che ho l'affiliazione anche a Amazon. Vi lascio il link diretto a Rasoieto, quindi se uno vuole provare a cominciare, se lo acquista da lì, mi dà una mano, una piccola mano, sì, arriverà 20 centesimi, ma non mi interessa, nel senso, se vi va, lo prendete tramite quel link lì. Altrimenti ci sono anche i link di Goodfellas, Raso e Goodfellas, portate pazienza la pronuncia, c'è anche Epoca Barberia, c'è Vanity Stock, sono tre siti con cui ho anche un link di affiliazione. Non sono legato agli store, ma ho un link di affiliazione. Quindi, se volete, avete il vostro codice sconto, trovate il link sotto. Se voi cliccate su quel link, a me mi arriva una piccola commissione sui vostri acquisti. Quindi, se vi va di sostenere il canale senza fare donazioni, senza questo, senza abbonarvi, senza fare altre cose, c'è questa possibilità che questi negozi mi danno, io ringrazio perché comunque è una fiducia da parte loro sul fatto che quello che io vi dico è sincero e mi lasciano questa sincerità. E dall'altro voi avete la possibilità, acquistando su dei siti seri che comunque io compro e sostengo e uso da tempo, anche se certi prima, certi dopo, certi nel frattempo, abbiamo una possibilità di darsi una mano a vicenda senza che nessuno ci perda. Ci vediamo al prossimo video.